Ispirazione quotidiana. Da oggi mi impegno a non giudicare. Ispirazione di oggi. Vi propongo quattro passi, due celeberrimi naturalmente, sul non giudicare. Io penso veramente che se soltanto l'umanità facesse propria questi quattro passi, il mondo salterebbe alla prossima dimensione, in un istante, come dice San Paolo, in un istante saremmo tutti trasformati, soltanto accettando e acquisendo questo. Sentite quanto è difficile. Non giudicare gli altri, non giudicare gli altri, non giudicare gli altri. Eppure la gente giudica sempre gli altri. Abbiamo sempre qualcosa da dire sugli altri e abbiamo poco da dire su noi stessi in genere, da questo punto di vista. Perlomeno se arrivasse Osiride a porre sulla bilancia non il nostro cuore, ma il nostro giudizio su noi stessi e il nostro giudizio sugli altri. Questo è il nostro giudizio su noi stessi e questo è il nostro giudizio sugli altri. Direi che per quanto riguarda la psicostasia non avremmo scampo. Davvero, ve lo chiedo in ginocchio, almeno voi, che avete una capacità di pensiero e una sensibilità maggiore rispetto alla maggior parte di persone, se no non sareste qui e non perché seguite me, ma perché siete ispirati da questi contenuti. Vi prego e divulgatelo al mondo questo verbo. Non giudicate gli altri, non dite agli altri quello che devono fare, non rimproverateli, non riprendeteli sempre, non ditegli questo andava fatto meglio così, andava fatto meglio cosa, non dire ma insomma cosa fai, ma insomma guardati meglio, ma insomma ma perché hai mangiato due cose in più, ma perché stai fumando, ma perché stai bevendo, ma perché non voti questo, ma perché non leggi quest'altro, ma perché non pensi così, ma perché guardi quei programmi, ma perché ascolti quella musica. Vado a leggervi quanto dice innanzitutto Vangelo secondo Matteo 7,3. Perché vedi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non noti la trave nel tuo occhio? Rafforzato dal passaggio successivo di Vangelo di Luca 6, 39, 42. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una buca? Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello, permetti che tolga la tua pagliuzza che è nel tuo occhio e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ecco, secondo me questo vale anche se legittimamente noi vediamo travi nell'occhio dell'altro. Anche se ci sono travi, togliamo la nostra trave. Io direi anche rovesciando fino all'estremo, anche se ci sono travi nell'occhio dell'altro e pagliuzze nel nostro occhio, togliamo le nostre pagliuzze prima. Togliamo le nostre pagliuzze. Così possiamo giudicare. Ma prima di arrivare a togliere tutte le nostre pagliuzze, diciamo che il tempo per giudicare è ampiamente rimandato. Sentite quanto dice un inaspettato, Carl Gustav Jung, padre della psicologia del profondo, nel bellissimo libro che vi consiglio, Jung parla, edito da Adelphi, dove sono raccolti tantissimi testi diretti, tantissime interviste, tantissimi interventi, articoli, eccetera, quotidiani, diciamo così, di Carl Gustav Jung, ci restituisce una figura davvero molto umana e straordinariamente acuta. In uno di questi testi, non ricordo se è un'intervista, Carl Gustav Jung così evangelicamente ribadisce: non esiste l'umanità. Io esisto, voi esistete. Ecco, questo mi ispira anche molto rispetto a un'altra cosa, mi viene in mente adesso. L'idea, no? Cioè tutte quelle persone che parlano dell'umanità, della nuova rinascita delle masse, del nuovo mondo, della nuova sapienza, del nuovo rinascimento, del nuovo umanesimo, di questo risveglio. Non esiste l'umanità.
Io esisto, voi esistete, pensa al tuo risveglio, pensa al tuo risveglio, fenomeno, non lo dico naturalmente rivolto a voi, lo dico a questi sapientoni che si ergono come nuovi guru e nuovi profeti del risveglio. Ma risvegliati te! Sei sicuro di essere così completamente risvegliato da poter dire agli altri risvegliatevi? Ma voi esistete, io esisto, l'umanità è soltanto una parola. Siate ciò che Dio vuole che siate. Non vi preoccupate per l'umanità. Preoccupandovi dell'umanità che non esiste, eludete il compito di guardare ciò che esiste. Così facendo, fate come l'uomo che, affacciandosi sul campo del vicino, gli dice: guarda, un'erbaccia nel tuo campo e un'altra, ma perché non zappi più a fondo? Perché non tieni pulita la tua vigna? E intanto il suo campo, alle sue spalle, è pieno di erbacce. Queste tre citazioni così compatte, due evangeliche note, una inaspettata, come penso anche voi la giudichiate, vengono rafforzate da una quarta, un altro psicologo, Carl Rogers, protagonista della psicologia umanistica, che ci dà anche, e per questo la pongo questa citazione alla fine di questa serie di importanti ispirazioni e motivazioni a non giudicare gli altri, ma a lavorare esclusivamente su noi stessi. Ciò che esiste, come dice Jung, siamo noi. Noi, io, è quello che conta, non nel senso egoistico, ma nel senso di io devo lavorare su me stesso, cambiare me stesso e poi cambiare il mondo, se proprio resta del tempo. Ma se tutti lavorassimo su noi stessi, il mondo cambierebbe, come vi ho detto, in un istante. Sarebbe trasformato, come dice San Paolo, in un istante. C'è qui uno strumento chiave che ci permette di non giudicare. La soluzione l'ho chiamata io per non giudicare. Eccola, dice Carl Rogers. Guarda te stesso come se fossi un'altra persona e poi rifletti sul modo in cui stai comportandoti verso te stesso. Cioè, guardate voi stessi come gli altri. Guardiamo noi stessi come guardiamo gli altri. E allora poniamoci a distanza, distacchiamoci da noi stessi e osserviamoci come se fossimo gli altri, quelli che amiamo così tanto rimproverare e giudicare. Allora il giudizio sugli altri inizia a diventare un ottimo metodo per trasformare noi stessi.